confrontarsi con la realtà e confrontarsi con la realtà quando questa si presenta come tragica o si mostra come potenzialmente tragica. Mi viene suggerito questo tema dalle vicende che ritornano attuali di Nadia Toffa, vicende nei confronti delle quali avevo già fatto due video in precedenza, uno subito dopo l'esordio della malattia, insomma, subito dopo il suo ricovero d'urgenza, dopo la crisi che aveva avuto, il ricovero a Trieste. Un altro, qualche tempo dopo, in occasione della sua rivelazione, quando lei stessa è andata a dire in trasmissione che aveva un cancro, ma che era guarita e che si presentava come una combattente, voleva essere considerata come una persona normale da tutti i punti di vista e riprendere il suo lavoro come era sempre stato, come se non fosse successo niente. Le cose in realtà avevano suscitato un determinato tipo di reazione rispetto al pubblico che la seguiva. Il primo episodio, quando era stata male, come dire, non si era interpretato come si doveva. Si era data la notizia, poi si era taciuto. È sembrato a chi la seguiva che questo silenzio fosse fatto per nascondere il fatto che lei magari fosse una tossica. Insomma, sono venuti fuori tutta una serie di interpretazioni in questo senso, insomma, no, è fatta, è strafatta, è strana, eccetera, eccetera, no? E qua si porrebbe anche un'altra questione, insomma, della responsabilità di quello che si dice in internet, tutti quei commenti che ci sono stati allora intorno a questa notizia, tutta questa, la gran parte del popolo del web, insomma, l'ha insultata spesso, insomma, in qualche modo, almeno quelli che non l'amavano, insomma, l'hanno insultata interpretando il suo malessere come un qualcosa legato a un uso di sostanze stupefacenti, diciamo così, insomma, no? E quindi, insomma, anche questa mancanza di informazione corretta, come suggeriva, una falsa interpretazione del fatto. Io allora avevo fatto un video per cercare di spiegare come la cosa e anche questo silenzio, secondo me, stava a favore di un'organicità di quello che le era successo. Poi il fatto che nel momento in cui lei ritorna al pubblico e si mostra, anche qua si dice guarita, no? E quindi la questione che si è posta poi rispetto a chi la seguiva era quella, ma insomma, lei è una persona famosa, eccetera, eccetera. Insomma, ha avuto il cancro, però è stata curata ed è guarita. E quindi, quanti altri che invece non hanno queste possibilità e muoiono di cancro perché non sono curate bene, perché vengono tralasciate, perché non sono abbastanza ricchi e famosi, insomma, per guarire del cancro? Lasciamo stare anche le altre discussioni che ci sono state. E in quell'occasione ho cercato di fare un video in cui ho ragionato abbastanza lungo, il video è disponibile, quindi potete riandarlo a rivedere, che è stato visto molto poco, e in cui cercavo di dire, di spiegare perché in realtà questo tumore non fosse un tumore benigno e quindi non potesse essere guarito. E lasciava aperti dei seri punti interrogativi rispetto al prossimo futuro di questa persona. E anche qua, no? L'impressione è che non interessano i ragionamenti seri rispetto alle cose, alla realtà, no? Andare a scavare intorno a un fatto e cercare di farsi un'idea, insomma, chi fa un ragionamento serio, articolato, no? Non viene seguito, è molto più facile dare ascolto al primo impulso, alle voci che si sentono, alle prime cose che ti vengono da dire, alle prime cose che ti vengono da sentire. Questo è un po' il mondo in cui ho l'impressione che viviamo, a ragionarci su, a farci dei ragionamenti, a trovare delle connessioni, a vederlo con logica non funziona. Funziona di più il primo impatto, la prima impressione, la nostra voglia di dire, di commentare così come viene, ma anche la mancanza di responsabilità intorno a questi commenti che si fanno, cioè tutte queste cose che si dicono, queste interpretazioni che si danno, eccetera, eccetera, si danno così gratuitamente. Poi, quando la realtà le smentisce, allora non c'è nessun responsabile, non si paga nessun pegno per
per quelle cose a volte anche cattive che si sono dette o per le azioni che si sono fatte. Questa deresponsabilizzazione che passa nelle cose che si dicono, che si scrivono qui in rete, spesso sotto l'impulso della prima impressione, del primo sentimento, non sulla base di un ragionamento. I ragionamenti, almeno a vedere, a guardare le visualizzazioni, non servono, non vengono sentiti, forse richiedono troppo tempo, bisogna stare a seguire un discorso per troppo tempo e questo non è nel mezzo, insomma, perdere un quarto d'ora, mezz'ora per sentire, sviluppare un ragionamento argomentato non funziona. E allora la realtà la vediamo, non la guardiamo in faccia, insomma, no, preferiamo evitarla, sfuggirla, la vorremmo come ci farebbe comodo volerla. Rispetto anche alla medicina, alla possibilità di curare un determinato tipo di malattia, insomma, no? Quello che è il destino che ci prende quando ci succede qualcosa di importante nella vita, no? Beh, cerchiamo di scotomizzare quello che si sa di questo destino e cerchiamo di sperare come dire, nell'imprevisto, no? Nel fatto. Che so io, nella positività a tutti i costi, insomma, no? Cerchiamo di essere dei combattenti, dei guerrieri, no? Ma di negarci il fatto che quando si combatte si può anche morire, no? Quando si va in battaglia spesso si muore. Siamo dei guerrieri perché ci diciamo guerrieri, ma evitiamo di pensare alla morte che ci attende. Nel campo di battaglia, spesso vorremmo che niente fosse cambiato attorno a noi quando ci accade qualcosa. E invece, quando ci accade qualcosa di importante, quando la realtà si manifesta col suo dramma, prende, qualcosa cambia di noi rispetto agli altri. Ed è impossibile che gli altri non capiscano, non vedano comunque la nostra diversità. Perché comunque noi non potremo più essere come prima né fare esattamente le cose che faremo prima. Accettare la realtà vuol dire anche adeguarsi a uno stato nuovo, elaborare un modo di essere, recuperare quello che possiamo ancora essere o quello che rimane delle nostre potenzialità per sfruttare quello al massimo. Non per continuare ad essere quello che non possiamo più essere, non possiamo più fare. Questo ci rende patetici. E questo ho paura che sia poi un modo che ha il mondo dello spettacolo, il mondo del business, poi, di sfruttare anche queste cose nei personaggi che poi ha creato, insomma, no? Essere poi al centro di un'attenzione mediatica, poi vuol dire essere anche sfruttati anche nel momento della malattia, insomma, anche nel momento in cui questa realtà ti cambia, insomma, si diventa anche lì uno strumento di spettacolarizzazione, qualsiasi cosa si faccia, nel bene e nel male. Questo poi, insomma, questo mi ha un po' colpito fin dall'inizio, in questo caso di Nadia Toffa, come se fosse stato fin dall'inizio. Come dire, gestito, tirato per i fili da mani non sue, insomma, se lei fosse stata come un burattino in mani altrui, non si sa che mani, chi l'abbia gestita, chi l'abbia condotta, se sia stata informata in maniera sincera, fino in fondo, per quello che erano le cose che la riguardavano, ovviamente, o se. In realtà tutto sia stato deciso altrove, su cosa dire, cosa non dire, quando comparire, come, dove comparire. E insomma, buttata là, insomma, è come se ci fosse una certa sua ingenuità di fondo, dietro quell'apparente disinvoltura, sicurezza, eccetera, eccetera, no? C'è l'impressione invece di una persona fragile. E anche adesso, quando stanno venendo fuori i limiti, no? E quando in realtà si comincia a rendersi finalmente conto che la vita, se è vero quello che è vero,
Probabilmente no, perché insomma, si comincia anche a vederla nell'immagine, no? La faccia da cortisone, insomma, no? E se questa realtà è quella che è, in realtà pone obiettivamente dei limiti. Non si tratta di trovare dei termini più o meno inglesi per dire pausa, stop, i medici, insomma. Queste malattie hanno una loro evoluzione, della quale bisogna prendere atto e prendere coscienza per poterle trattare anche con la dignità che meritano, per poter, come dire, entrare in empatia anche con la sofferenza di chi è dentro questa malattia, che è un dramma, dramma di dimensioni enormi e che la spettacolarizzazione, secondo me, rischia di banalizzare. Quindi qualsiasi gesto, qualsiasi parola adesso, insomma, no, rischia di essere banale, malinterpretata, diventare, non lo so, anche qua strumento, a volte di una falsa compassione, di una. La realtà di questa malattia è di un certo tipo e difficilmente si sfugge. E quindi bisogna guardarla in faccia, anche per capire il dramma di chi la vive. Ed essergli effettivamente vicini, non soltanto formalmente, però questa cosa, secondo me, pone in discussione proprio il nostro mondo, la falsa speranza che abbiamo nei confronti della medicina, la quale medicina può in alcuni casi, ma in molti casi non può, e quindi vanno accettati anche i limiti della medicina, la quale spesso si deve limitare a gestire cose che non può guarire, a gestire al meglio, a curare i sintomi, ma poi la malattia fa il suo corso, a non farci false illusioni né da una parte né dall'altra. Guardare in faccia la realtà, perché soltanto guardandola in faccia si può trovare anche il giusto modo di rapportarsi. Guardarla in faccia bisogna volerla guardare, bisogna essere capaci di accettarla, ma è come se nel nostro mondo non si volesse più accettare, non si vogliono più accettare le cose. La morte è diventata un tabù, insomma, e invece con la morte tutti ci dobbiamo in qualche modo rapportare. E saper vivere vuol dire anche saper morire. Un giusto rapporto con il lavoro è anche quello che ti permette di capire quando è il momento di toglierti dal lavoro. Un giusto momento con le cose che fai è anche quello che ti permette di stabilire qual è il momento nel quale ti devi togliere da queste cose, perché non hai più la forza di portarle avanti, non hai più le capacità, non hai più gli strumenti per portarle avanti. Quindi guardare in faccia la realtà e saper ascoltare quali sono le voci che sanno interpretare la realtà rispetto a quelle che invece continuano a ingannarti rispetto alle cose. Decidere se vogliamo vivere prigionieri di un inganno continuo, quindi strumenti di chi in realtà ci inganna, o se vogliamo leggere le cose, i fatti, e attraverso la lettura di questi fatti farci un'opinione propria, farci un'opinione propria sulle cose vuol dire anche saperle vedere non soltanto nei loro aspetti positivi o falsamente negativi, ma anche saperle guardare quando queste cose non sono come le vorremmo noi. E saper adattare anche a una realtà che non è sempre come noi la vorremmo. Sapere che quando si è dei guerrieri e si va in battaglia, spesso in guerra si muore. E quindi che andiamo incontro. Non è soltanto. Le nostre battaglie non sono come quelle dei videogiochi, in cui la morte è virtuale
con cui tutto succede in qualcosa che poi in realtà non ci tocca direttamente. Quando andiamo noi in battaglia, usiamo il termine battaglia in senso metaforico, insomma, no, non soltanto. Ma insomma, queste battaglie si possono vincere, ma si possono anche perdere, insomma, e quando queste battaglie si perdono, il prezzo da pagare può essere anche molto alto, a volte la vita.